specialità. Ma poi una delle perle della Lombardia è il lago di Como. Il lago di Como ha le sue bellezze perché comunque nasconde in sé degli angoli fantastici, che solamente visitandoli ci si può rendere conto quanto siano effettivamente belli. Sulla città dei turisti, attraverso i nostri punti informativi, per esempio, noi contiamo i contatti 40.000-45.000 l'anno sostanzialmente, mentre poi riteniamo che su tutta la provincia ci siano almeno 800.000 persone che gravitano su tutta la zona. E quindi, voglio dire, un Como e il suo lago veramente molto richiesti in tutto il mondo, perché ormai Como lago sono riconosciuti in tutto il mondo, di questo ne andiamo molto fieri. Tra i paesi affacciati sul lago di Como, Cernobbio. Cernobbio si trova ovviamente sul lago di Como, penso che tutti la conoscano, confina direttamente con Como, nel primo bacino dell'Ario, ed è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi, sia per chi proviene dall'autostrada, essendoci un'uscita praticamente a meno di un chilometro, oppure attraverso i mezzi di trasporto per chi giunge da Como con battelli, filobus, quindi è facilmente raggiungibile per tutti. Punti di forza di Cernobbio sono sicuramente la sua posizione, quindi a ridosso del lago e con tutte le sue bellezze naturali che rendono appunto Cernobbio unica in tutto il mondo e meta di tantissimi turisti. Infine, sempre sul lago di Como, Bellagio. Il turismo nasce a Bellagio, sul lago di Como in generale, verso la fine del 1700, primi 1800. Bellagio era una delle mete del Grand Tour, quindi soprattutto i turisti anglosassoni, i turisti inglesi, si soffermavano sul lago in cerca di ispirazione, e ancora oggi abbiamo questo tipo di turismo, un turismo di un certo livello, perché Bellagio offre la tranquillità, le bellezze paesaggistiche, che sono quello che viene richiesto da questa tipologia di turista. Bellagio ha quindi una posizione veramente favorevole, si trova proprio al centro del lago di Como, è la penisola di Bellagio che divide il lago su tre rami, e proprio per questa sua posizione così strategica Bellagio è conosciuto come la perla del lago di Como.